Washington DC. Per il patriota, un santuario della storia americana e la culla della democrazia. Per il paranoico, una città piena di segreti e di operazioni di copertura. Probabilmente la capitale degli Stati Uniti è anche la capitale assoluta delle teorie della cospirazione. È ovvio il motivo per cui Washington DC sarebbe il luogo di molte cospirazioni. È la sede del potere mondiale. È settario. La pianta della città fu pianificata secondo principi massonici. È massonica. Sembra il centro di un potere quasi occulto. È satanica. È Washington DC, una storia mai raccontata. Che cos'ha Washington che attira queste teorie? Ci farà da guida nella sua città l'esperta di cospirazioni Michelle Green. Le attività di Washington sono piuttosto misteriose. Sappiamo che il Congresso si riunisce nella capitale e chi tra noi vive in questa città sa che ci sono altri edifici dove i vari senatori hanno i loro uffici e indicono continue riunioni a spese dei contribuenti. Solo in pochi sanno che cosa accade veramente nei lavori quotidiani del governo. Washington è una tale calamita per i potenti e il potere che attira le teorie della cospirazione e questa a sua volta attira ai teorici della cospirazione. Abbiamo buone ragioni per essere sospettosi nei confronti del governo, perché sono molti i tradimenti documentati dei governanti in relazione ad eventi importanti come la guerra del Vietnam, l'assassinio del presidente Kennedy, il Watergate, l'Iran Contra, UECO, quando i davidiani vennero trucidati. Con questa serie infinita di menzogne o di distorsioni della realtà, falsi, chiamiamoli come vogliamo, da parte del governo, è naturale che la gente perda la fiducia. Le cospirazioni di Washington sono finite anche in TV, in telefilm come X-Files, che puntava i riflettori su un solo dipartimento governativo segreto, il Federal Building of Investigation. L'edificio alla nostra destra è il palazzo dell'FBI, che è stato collegato praticamente a qualsiasi cospirazione a livello nazionale. Il cinema ci racconta che l'FBI non fa altro che combattere la mafia e rincorrere le voci di avvistamenti alieni. In realtà mi è stato riferito che l'FBI non esiste una divisione tipo gli X-Files. Non interessa il paranormale, ma è un'affermazione di cui è lecito dubitare. I cittadini statunitensi hanno buone ragioni di essere sospettosi nei confronti dell'FBI. Negli anni 50, sotto la guida di J. Edgar Hoover, l'agenzia teneva migliaia di fascicoli sui cittadini durante la caccia alle streghe rosse. Girava la voce che con tutte le informazioni raccolte nel suo archivio, l'FBI avesse il potere di distruggere chiunque, stelle del cinema, senatori, capi della polizia e perfino presidenti. Questi edifici sono edifici del Congresso. Molte delle decisioni del Congresso degli Stati Uniti in realtà si prendono negli uffici privati e nelle sale conferenze qui, non in Campidoglio. Migliaia di migliaia di dollari dei contribuenti se ne vanno in quell'edificio e un ristretto gruppo di bianchi ricchi li gestiscono. Nessuno sa con certezza che fine faccia quel denaro. In questo senso, sembra una di quelle congiure che ci mostra Hollywood, una piccola cerchia che in segreto controlla il paese. Questo tipo di accuse non sono una novità per Washington. C'è chi crede che una misteriosa società segreta sia nel cuore della capitale, sin dal giorno della sua fondazione. Chi progettò questa città lo fece in ossequio alla fiducia dei massoni nel sacro potere della geometria. Forse riteneva che certe forme, assunte dalla città stessa, impregnassero la zona di un certo potere. Washington DC si stende in una serie di pentagrammi, e il pentagramma è un simbolo massonico.
I teorici della cospirazione credono che ci fossero moventi inquietanti tra i fondatori quando fecero di Washington un centro di potere da cui poter governare il mondo. Molti dei padri fondatori erano massoni e molti dei progetti preliminari che vennero approvati potrebbero essere stati influenzati dalla massoneria. Pensiamo ad esempio al grande obelisco al centro del Washington Monument. Si trova nel punto mediano di un pentagramma e la città si dipana da quel punto. So che i massoni hanno credenze molto precise. Le stelle a 5 o 6 punte sono simboli molto importanti. E nella città questi nuclei si ripetono spesso. Basta guardare su una semplice piantina gli incroci delle strade. Forme sinistre. Simboli inquietanti. L'architettura si potrebbe anche definire satanica. Prendiamo l'obelisco. È alto 555 piedi. Non lo hanno appoggiato sul prato, ovviamente, altrimenti finirebbe per cadere in caso di un sisma. Di solito il 20% della struttura viene interrato. Il 20% di 555 è 111. Sommiamo e abbiamo 666. Il pentagramma è un simbolo satanico. E a quanto pare, sulle banconote da un dollaro ci sono simboli massonici. Osservate la piramide sul retro della banconota da un dollaro. Dice Novus Ordo Seclorum, il nuovo ordine sociale dei secoli, il nuovo ordine mondiale. E dice anche Annuit Coeptis, cioè la nostra impresa è coronata dal successo. Questi sono simboli massonici. I massoni sono spesso soggetti di molte congetture nei circoli dei teorici della cospirazione, soprattutto a Washington DC. E non è una sorpresa, visto che molti presidenti, J. Edgar Hoover, molti senatori e deputati, sono massoni o lo sono stati. 14 presidenti e 18 vicepresidenti, 5 magistrati della Corte Suprema e la maggioranza dei governatori degli stati, per la precisione. Bill Clinton è stato uno dei pochi presidenti a non essere un massone. La Casa Bianca probabilmente è l'edificio più importante di Washington. Viene percepito come la sede e ad essa sono state associati tanti complotti, dalle amanti dei presidenti morte in circostanze misteriose alle strane gallerie segrete che dalla Casa Bianca condurrebbero a Shangri-La, all'altro capo del mondo. Alla mia sinistra c'è il Watergate Hotel, che è stato teatro del più grande scandalo della politica statunitense, oltre che di altri scandali minori. Chiaro che per tutti è l'edificio dove Richard Nixon fece spiare il quartier generale dei democratici. Più di recente è celebre per aver ospitato Monica Lewinsky e la madre, all'epoca della sua relazione con il presidente Clinton.